una classifica che mi avevano fatto dove dicevano, dunque questa chi la fa? Aspetta, poi le cose sono tante. Ecco, questa è una controclassifica di MSN. La controclassifica di MSN mette il Napoli al primo posto con 54 punti, il Milan al secondo posto, l'Inter al terzo posto, il Palermo al quarto posto. Cioè, quindi voglio dire, ma noi non è che viviamo però di queste dimostrazioni, perché tanto è sempre stato così e sarà sempre così fino a che questo mondo del calcio non avremo tutti d'amore e d'accordo e in sintonia la forza e la capacità di modificarlo in maniera sostanziale. Allora, perché noi ci iscriviamo a un determinato campionato dove vigono certe regole, queste regole vanno rispettate, perché se tutti quanti facessimo ammuina, facessimo casino, il campionato non finirebbe mai, sarebbe mortificante e anche agli occhi degli altri tornei europei, ma che figura faremmo? Allora noi dobbiamo mantenere la calma. Poi certo dispiace, perché quando vedi che accusano Mazzarri di essere blasfemo, cosa che non è vera assolutamente, perché io ho parlato con Mazzarri e poiché Mazzarri a me in camera caritatis mi avrebbe potuto dire e confessare sì, ho sbagliato. No, non ha sbagliato, perché dice, ma come? Lei, Presidente, ha stima di me, me l'ha sempre manifestata, le pare che io sia blasfemo? Ma assolutamente no, non esiste. E io non ho motivo per non credergli. Quindi voglio dire, secondo me, il Napoli è una realtà che dà fastidio. Su questo non ci piove. Come il Palermo è una realtà che dà fastidio. Come la Lazio è una realtà che dà fastidio. Come la Roma qualche volta è una realtà che dà fastidio. Allora no, ma voglio dire, se il torneo lo debbono fare soltanto tre squadre, noi possiamo benissimo dire, vabbè, facciamo una cosa, facciamo una serie A1 a tre squadre e una serie A2 a 17 squadre. Volevamo ridurre il numero delle squadre della serie A, facciamo molto presto, no? Diciamo allora, queste tre squadre si facessero il torneo per conto loro e noi 17 ce le facciamo per conto nostro. Questa potrebbe essere una soluzione, no? Potrebbe essere anche estremamente coinvolgente. Dice, poi chi vince il campionato da questa parte e chi vince il campionato da quell'altra parte fanno lo spareggio, così almeno ci sarà la certezza che una di quelle 17 potrà vincere qualche cosa.